Un'unica sala messa a disposizione, poche opere esposte, seppur di grande qualità, nonché di estrema importanza tanto dal punto di vista della storia dell'arte quanto da quello della storia, del collezionismo e del gusto. A Palazzo Barberini trovano posto due capolavori di Andrea Mantegna, attivo a Roma dal 1488 al 1490, per decorare la cappella del nuovo edificio del Belvedere su invito di Papa Innocenzo VIII. Da una parte c'è Homo, sintesi perfetta di inizio Cinquecento, tra le esigenze della pittura devozionale e una costruzione scientifica delle forme anatomiche e dello spazio, dall'altra la Madonna con il bambino tra i Santi Gerolamo e Ludovico di Tolosa, con quella Maria ampiamente raffigurata in area veneta dalla bottega di Giovanni Bellini. Interessante anche perché testimonia un momento particolare di una storia del collezionismo ottocentesco che coincide poi in realtà con la riscoperta del Rinascimento e che dunque, come dire, mette in evidenza anche le ragioni più profonde, le ambizioni, le aspirazioni di questi collezionisti che in qualche modo miravano a far rinascere il Rinascimento, per così dire, o anche in qualche modo identificarsi con i grandi mecenati di quell'epoca. Se lo stile di Mantegna finisce per attrarre il visitatore, soprattutto per il sorprendente stato di conservazione di Homo, non vanno sottovalutati gli altri quattro elementi che completano l'allestimento. Si pensa al ritratto d'uomo di Giorgio Schiavone e alla Madonna col bambino di Giovanni Battista, cima da Conegliano.